È stata quella di mollare tutto, di non andare più nelle scuole. Inizia qui dal Teatro Bolognini di Pistoia la decima giornata del Premio Nazionale Caponnetto. Stamattina presenti tante classi di scuole della provincia di Pistoia per assistere allo spettacolo. Uno spettacolo che parla di lotta alle mafie e cultura della legalità. Un silenzio incredibile durante lo spettacolo che abbiamo goduto fin qui. I ragazzi erano molto attenti ad ogni parola degli attori bravissimi e degli altri interventi durante la mattinata. È un episodio ricorrente dove portiamo volentieri i nostri studenti perché veramente escono con le idee abbastanza chiare, con un'esperienza diretta su ciò che è la criminalità organizzata e le mafie sempre più diffuse in tutto il mondo, nel nostro paese sicuramente. Significa arricchirsi di nuovi punti di vista, di testimonianze che ci rendono più consapevoli e ci danno l'opportunità di approcciarci con un occhio, una visione più critica, in modo da sapere come comportarci per contrastare la diffusione delle mafie. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio in cui la mafia potrebbe non essere tanto vista o tanto presente come può essere nei luoghi del sud in cui è maggiormente presente. La presenza a questa mattinata è dovuta sia al fatto che comunque rende noi ragazzi più consapevoli e quindi è stata inserita anche nel programma di educazione civica sotto un punto di vista pluridisciplinare, sia dal punto di vista di discipline come diritto ma anche storia. È un approccio comunque alla contemporaneità e all'attualità.